Allora, nel video di oggi vi parlo dei prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo, prodotti per capelli, corpo e qualcosa di make-up che un po' è stato accantonato per sopraggiunti limiti d'età. Iniziamo proprio dal make-up. Ho tolto dall'uso tre mascara. Queste sono tre mini taglie. Io utilizzo prevalentemente di mascara le mini taglie perché le trovo più comode. Avendone diverse, utilizzando diversi mascara, preferisco comunque utilizzare le taglie quelle più piccole perché nel caso mi si dovessero seccare c'è meno prodotto comunque che va sprecato, quindi preferisco sempre quelle. Nell'ordine è il Roller Lash di Benefit, il Bad Girl Bang sempre di Benefit e il The Real di Benefit, quindi sono tre mini taglie della Benefit. Allora, il The Real e il Roller Lash mi sono molto piaciuti, allungano le ciglia, le incurvano, comunque mi sono piaciuti. Il Bad Girl Bang invece al contrario non mi piace, non mi piace perché mi appesantisce le ciglia, non le allunga, non le incurva, quindi non lo trovo così valido per quanto mi riguarda per le mie ciglia. Per gli altri due invece il risultato è l'opposto, quindi comunque dividono, allungano, incurvano, comunque mi piace l'effetto di entrambi i mascara. Quindi questi eventualmente più avanti li ricomprerò quando appunto finirò le altre mini taglie che in questo momento sto utilizzando e testando. Poi accantono, anche perché ormai forse credo più di 10 anni, il duo, ma credo che sia fuori anche di produzione, il duo per le sopracciglia di Essence, questo qui. E pur piacendomi, però nel tempo l'ho poco accantonato perché ha questo piccolo pennellino che non lo trovo pratico e poi comunque la confezione è molto più grande rispetto a poi al prodotto interno. Io ho comunque bisogno di un prodotto sempre molto piccolo, molto compatto. Questo si ha troppa plastica intorno che mi occupa spazio nel kit comunque da trucco e quindi appunto per questo sarà accantonato e poi sostituito da altri prodotti. Poi accantono anche per sempre per stesso motivo, per l'immediata, il Glam Bronze della L'Oreal. È questo bronzer e illuminante. Mi piaceva molto perché soprattutto ha lo specchietto sotto. Mi piaceva molto, l'ho utilizzato per un lungo periodo, però è tanto come prodotto per come lo utilizzo io. E poi vabbè, col passare del tempo comunque è stato soppiantato. Però comunque non mi dispiaceva, non so se è ancora in produzione. Questo per motivi ovviamente, non so, si è decomposto, e la cipria della Bottega Verde. Era buona come cipria, però appunto non utilizzandola più e riaprendo e trovando questa sorpresa, ovviamente non la utilizzerò più. Poi, scrub, body scrub di Primark, questo è alla vitamina C. Mi piace molto, è fine ma non troppo e comunque lascia la pelle molto, molto liscia, molto compatta, quindi mi piace. Poi, shampoo viola della Elvive, questo fa il suo lavoro, antigiallo, se lo lasci in posa un pochino di più non ti trasforma i capelli in sfumature strane e mi piace, lo ricompro. Poi, crema viso, crema idratante prodigiosa della Garnier. Questa mi è piaciuta molto, è una crema sorbetto, è molto leggera, secondo me è più adatta per l'estate, però comunque è molto idratante, non mi è dispiaciuta e se la ritrovo la ricompro più avanti. Poi, preferito di sempre, ovviamente come al solito, Air Food Banana Nutriente. Io preferisco quella alla papaya perché è un pochino più compatto, però anche questa alla banana non mi dispiace e ovviamente l'ho già ricomprato. Poi, shampoo preferito è questo della L'Oreal Serie Expert, quello il rinforzante. Questo qui l'ho già ricomprato e è il mio shampoo preferito per la cura dei capelli. Shampoo secco Fructis Cucumber Fresh non lascia residui sui capelli, è ottimo anche per i capelli biondi, per i capelli scuri e ne ho già ricomprati 3, fatto scorta.
E altro scrub per il corpo, il gommage della Yves Rocher, questo mi è stato regalato da mia zia per Natale dello scorso anno. Scrub tranquillo con scrub in oil, lascia la pelle molto morbida, molto liscia e carino, buono anche l'odore. Non lo ricompro perché tanto me lo regala lei ogni anno. Poi, Olaplex, vabbè, sempre preferito Olaplex Bond Intense, sto correndo perché mi si sta scaricando la batteria, e la maschera idratante mia preferita da usare sotto la doccia, l'applico 10 minuti in posa, intanto faccio qualcos'altro, e poi lo risciacquo, i capelli sono morbidi, sono leggeri e si districano bene, mi piace molto, l'ho già ricomprata ovviamente. Smarty, Bubbles Only della Essie, Purple Perfection della Essie e Wet n Wild Kaleidoscope, questo qui. Questi tre mi piacciono e li ho ricomprati. Se avete qualche domanda sui prodotti, lasciatemi un messaggio qua sotto, vi rispondo. Vi ricordo i social, Instagram, Twitter, TikTok e via dicendo. E un bacio. Ciao!